ragazzi, oggi sono in compagnia di un forno veramente economico in vendita su Amazon Italia. Parliamo di Tristar 38 litri. Avete capito bene? Molto capiente all'interno, luce interna, sistema di ventilazione, 2000 watt il consumo, manopole che ci consentono di avere tutte le regolazioni possibili e immaginabili e anche un sistema, una temperatura standard per scongelare gli alimenti, pane, carne, pesce, eccetera, eccetera. Dalla confezione molto spartana esce direttamente doppio manuale di istruzioni, tutti e due in italiano, sinceramente non ho capito bene il senso. Presa a sfugo, e abbiamo anche il forno, ecco come si presenta, ma prima di darvi direttamente le informazioni sul forno, ecco il mio metro, perché questa è una domanda che mi fate in tantissimi, assolutamente. Allora vi dico subito la larghezza, siamo sui 56 cm di larghezza, 56 cm. Profondità senza manico, dietro vi dico subito che è piatto, quindi non ci sono bordature. Abbiamo 35 cm, se andiamo direttamente sul manico aumentiamo a 41, 41 e mezzo. Altra cosa importante, ragazzi, con tutti i piedini l'altezza è 31 cm e mezzo, altezza 31 cm e mezzo. Dopo vi do le misure interne. Allora vi dico subito che il forno si presenta in questo modo qua, eccolo qua, vedete? All'interno molto 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 capiente, ora non mi vedrete più, vedrete solamente il forno, eccolo qua. Allora, ecco la prima griglia, la mettiamo direttamente qua. Nella parte sottostante abbiamo la classica lettiga direttamente per cuocere gli alimenti all'interno. Materiale di battaglia, che però comunque il prezzo del forno è 103 euro. Elementi riscaldanti sia la parte sottostante che il grill superiore. Lateralmente abbiamo la ventola per il forno a convenzione, lateralmente qui, vedete, lateralmente qui. Allora andiamo a inserire i nostri elementi. Vi dico subito una cosa, ecco, usciamo con la telecamera, andiamo a posizionare la nostra lettiga. Altra misura che ci interessa, interna. Per avere la misura interna ve lo dico subito, perché misuriamo direttamente la nostra griglia, ecco qua, siamo sui 42 cm per, vi faccio vedere, scusate ma sto facendo tutto in diretta, per la bellezza di 32 cm e mezzo, quindi veramente molto capiente. L'andiamo a posizionare perché vi faccio vedere le manopole di controllo direttamente, ecco qua, si accende qui che c'è anche il timer, vedete, la luce si accende. Abbiamo la possibilità in questo caso di usare lo scongelamento sopra e sotto. Abbiamo solo sopra con ventola, solo sotto con ventola, sopra sotto con ventola. Vedete, si accende l'ED start, le temperature arriva sino a 230 gradi. Nella parte sottostante, timer spento, ma se scendiamo sotto, vedete, si accende il forno direttamente con il sistema di ventilazione. Ecco qua la cosa importante, ragazzi, doppio vetro. Vedete, direttamente il doppio vetro, questo si smonta, si pulisce tranquillamente. Allora vi dico subito che il manico, che è una delle carenze di questi forni che non costano troppo, spesso i manici fanno veramente pena, in questo caso il manico è veramente molto buono, molto saldo, vedete, si mantiene molto bene, la porta si apre benissimo, sistema a tutti e due i lati, vedete, alle griglie a tutti e due i lati, si chiude molto bene, vedete, sentite, si chiude da solo benissimo. Io non ho tolto gli adesivi perché vi volevo far vedere il forno in unboxing com'era. Torniamo subito al nostro forno perché abbiamo anche l'accessorio, eccolo qua, lo vedete, per tirare fuori le griglie in modo che non ci scottiamo. Vi dico subito, il forno è un forno economico, siamo su 103-105 euro in vendita su Amazon Italia, lo spedisco direttamente a casa vostra, molto capiente, 38 di 2000 watt potenza standard. Vi dico subito che ci sarà una recensione scritta, perché questo è solo un unboxing del forno dove io spiegherò molto bene come funziona questo forno, se vale oppure non la pena di acquistarlo. Sì, ecco, no, il nostro forno Tristar, prima accensione, cucineremo e testeremo un pochettino il forno. Vedete un pochettino com'è carino all'interno, ho provveduto immediatamente ad accendere solamente con la griglia perché la leccarda poi verrà pulita a parte. In questo caso, come primo utilizzo, ricordiamoci di accendere il forno a massima temperatura almeno per una ventina di minuti, in modo che i residui di lavorazione eventualmente volano via. Andiamo a chiudere la nostra porta a doppio vetro. Intanto il forno si sta riscaldando, voglio ricordare
di non mettere le mani qui sopra quando il forno arriverà a massima temperatura, perché ci sono queste zone di areazione. Allora l'ho accesa, l'ho messo in modalità ventilata, quindi attendiamo che si autopulisca per poi ovviamente passare un pochettino un panno umido all'interno, puliamo un pochettino il vetro e poi procediamo con provare a fare un piccolo test Amici di di cucina. Una cosa cucina. molto importante, vedete, io ho messo sopra sottoventilato, la temperatura massima è 230 gradi. Allora vi dico subito, sentite? È scattato, quindi è arrivata a massima temperatura, però questo LED rimane acceso, si spegne solamente se noi spegniamo il nostro forno, vedete? In questo caso azzerando il timer. Però una volta che ha raggiunto la temperatura la raggiungerà, non ci avvertirà perché non c'è un sistema che ci dà la temperatura. Vabbè, ma per quello che costa va bene lo stesso. Questo è solo un LED di stato, quindi anche se sentite, avete sentito? È scattato perché ci ha detto che è arrivato quasi a 230 Gradi. gradi. Abbiamo cotto a 190 gradi, abbiamo messo 20 minuti, poi abbiamo messo altri 10 minuti, ecco le nostre cotolette. Con le polpette fatte, in questo caso abbiamo acceso anche il sistema ventilato. Intanto ci sono i vari assistenti che stanno adoperando vicino alle cotolette. Cottura perfetta. È una cosa importante, vi dico, il timer funziona in modo preciso perché ho usato il cellulare col timer del cellulare e mi trovo in modo preciso, devo dire la verità. I 20 minuti sono scattati insieme a quelli dello smartphone, quindi ha funzionato bene. Quando scatta il timer, ovviamente si spegne tutto. Intanto cuociamo per altri 2-3 minuti e poi la cena è pronta. Quindi ragazzi, andiamo a chiudere la nostra recensione direttamente con questo fornetto che mi sembra che funziona più che bene. Io con Tristar ho finito 103 euro spedito direttamente a casa da Amazon Italia in una sola giornata gratuitamente perché è scritto Prime. Pensateci perché è capiente internamente alla ventola ed è compatto, compatto esternamente, dietro non ha bombature, lo posizionate facilmente anche in una cucina di medie dimensioni. Quindi ragazzi, ho terminato, vi saluto con Tristan, ciao!